Bene, si sta facendo silenzio in modo automatico, quindi vuol dire che siete pronti. Bene. Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì e per giunta è venerdì 17.
Il tempo è incerto, però sarà lo stesso una giornata fortunata. È una giornata fortunata perché abbiamo l'occasione per approfondire le tematiche sulla riforma del condominio e lo possiamo fare con i migliori, al massimo livello. Il nostro carissimo Paolo Mundici, come sempre, riesce a coinvolgere persone veramente straordinarie anche nell'affetto che portano al Foro Modenese, perché sono sempre disponibili. Abbiamo la Cassazione, il presidente di sezione e direttore del massimario, dottor Triola. Ovviamente i ringraziamenti li faccio in modo cumulativo, comunque a lui ovviamente un ringraziamento particolare. Abbiamo il dottor Scarpa e poi abbiamo anche il dottor De Stefano che arriverà un pochino più tardi. Poi abbiamo anche il dottor Celeste che è sempre in arrivo e che viene dall'Aquila, una terra tormentata al quale siamo molto legati con un affetto particolare, perché in occasione della disgrazia che ci ha colpiti l'anno scorso e che ricorre proprio adesso l'anniversario triste, si sono dimostrati veramente generosissimi nel sostegno dato ai nostri colleghi. Quindi voglio esprimere ancora una volta, già l'ho fatto a suo tempo, ma voglio esprimere ancora una volta tutto l'affetto del Foro Modenese per questi colleghi. Poi ovviamente abbiamo anche alcuni nostri rappresentanti, e quindi vedete in fondo il dottor Di Pasquale che tra un po' ci lascia, è una transfuga, ma gli siamo legati con affetto profondissimo. Il professor Bregoli, oggi pomeriggio poi ci sarà anche il dottor Farolfi e chiuderà il nostro super esperto di condominio, il dottor Masoni. Abbiamo un parterre di eccezione, adesso poi magari qualcuno lo dimentico, ma abbiamo il presidente Logli con la signora e poi dovrebbe arrivare anche il dottor Cavari, il presidente Cavara. Poi la dottoressa Gentili che viene da una sede disagiata nella quale non fa nulla, che però verrà abolita e quindi finalmente comincerà a lavorare in quel di Bologna. No, siamo legati anche a lei da ricordi bellissimi di tanti anni trascorsi qui. Abbiamo il dottor Pagnani. Sinceramente questo dimostra l'estremo interesse che c'è per questo convegno. Non a caso siamo strapieni. E quindi voglio davvero ringraziare tutti i relatori e proprio con l'affetto che il Foro Modenese sa esprimere, li abbracciamo per questa loro disponibilità. Il convegno sarà diretto naturalmente, presieduto dal nostro Mundici, che ha anche lui davvero un ringraziamento particolare perché è capace di imprese incredibili come questa. Bene, buon ascolto a tutti e buon lavoro ai relatori. Benvenuti a tutti anche voi, ringrazio anch'io i relatori, naturalmente l'ho già fatto personalmente durante un cenotafio culinario, che è la cosa più bella. Faccio un particolare saluto a Patrizia, figlia di quel mio amico, di quell'indimenticabile Gino, che ha contribuito tanto alla mia crescita professionale, e non solo professionale, anche gastronomica, anche se in questo campo qua, senza superbia, devo dire che anch'io ho dato il mio valido contributo. Ringrazio tutti voi, vi auguro buon lavoro. Una piccola nota di servizio prima di partire: ho dovuto rivoluzionare lo schema degli interventi per permettere un agevole rientrée del dottor De Stefano, che arriva a Bologna, arriverà verso le 11:30, quindi il primo intervento sarà quello del dottor Triola, il presidente, seguirà il dottor Scarpa con un argomento molto tosto, quindi per permettervi poi di metabolizzare gli argomenti facciamo un piccolo break. Vi invito però che io i break li faccio piccoli perché il tempo è tiranno, quindi qua sono abbastanza rigidi in queste sale qua, quindi io un break di 5-10 minuti per fumarvi una sigaretta, poi per
per dare un tocco di conseguenzialità, proseguirà il professor Bregoli con la responsabilità, per finire il dottor Di Pasquale con la responsabilità nei confronti dei terzi, quindi argomenti. Poi il pomeriggio apriremo le ostilità del pomeriggio verso le 3:15 con l'intervento di dottor Farolfi sulla polizza dell'amministratore, seguirà l'intervento di Alberto Celeste sulle nuovi quorum liberativi costitutivi dell'assemblea, un altro break perché gli interventi sono tosti, quindi l'attenzione viene meno sempre. Poi la finirà il dottor De Stefano con l'esecuzione del procedimento monitorio all'interno del condominio, e finirà in bellezza il nostro giudice addetto alle locazioni, dottor Masoni, che ci illustrerà gli aspetti innovativi della materia di locazione nel condominio. Una brevissima, per non rubare spazio ai nostri prestigiosi relatori, una brevissima mia osservazione su questa riforma. Come ho già stigmatizzato Bologna la settimana scorsa, invitato dai colleghi Felsini, leggendo la riforma mi sembrava di tornare dietro nel tempo nel 94, quando col compianto dottor Verardi commentavamo l'entrata in vigore della legge del 359, i cosiddetti patti in deroga. E il dottor Verardi concluse una riforma tanto attesa e partorita durante un furioso temporale estivo in cui tutti avevano fretta di correre al riparo. È stato un vero e proprio colpo di coda, un colpo di toga, più segnatamente uno step della Commissione del Senato, che ha voluto a tutti i costi licenziare il testo per evitare che passasse alla Commissione della Camera, quindi per poterlo fare definitivo. Per queste ragioni tecniche, in questa dinamica, questa ragione tecnica, il testo naturalmente presenta notevoli perplessità, notevoli anche interpretazioni e anche di difficile lettura. Basti solo pensare a certi sfondoni, tipo l'allusione alla 71 quater per la mediazione, ignorando del tutto l'arresto della Corte Costituzionale che ne aveva dichiarato l'inammissibilità, oppure la disinvoltura con cui il legislatore usa mutua termini come personalità giuridica e capacità giuridica senza porsi a conoscere neanche di significato, con tutto il rispetto. Comunque, sicuramente mi viene il sospetto che questa deroga alla vacatio legge di 6 mesi, la legge entrerà in vigore, come tutti voi sapete, il 18 di giugno, sia stata appunto concepita per emendare un testo che, francamente, se parte così, parte zoppo. Io sono a conoscenza di un'iniziativa 24 ore, ci sarà un convegno molto importante a Roma a fine giugno in cui sono stati convocati finalmente elementi veramente pensanti e affinché la riforma non parta a zoppa, perché c'è molto da fare. Non è il nucleo centrale il nucleo centrale della legge 220 non è solamente una trasposizione normativa degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione all'interno della legge. Faccio riferimento al tanto battaglia pubblicitario sul 1138, l'ultimo comma, sull'inibizione al regolamento assembleare di tenere animali domestici. Adesso non voglio entrare a fare delle polemiche sul termine di tenere, perché qua non si capisce per motivi propri o per altri, ma io sarei curioso di sapere il pensiero dei nostri illustri relatori sulla possibilità poi di un'inibizione in un regolamento di carattere contrattuale, se è lecito oppure se va contro la norma. Io personalmente, la mia modesta opinione, che in un regolamento di carattere contrattuale, posto che il 1138 non è inserito tra le norme derogabili, una limitazione in un regolamento di carattere contrattuale per me è valida. Però, a prescindere da questo, sarà comunque un furioso contenzioso, perché di fronte alla salute, di fronte al diritto di coabitazione dell'animale, poi c'è il diritto alla salute degli altri condomini e soprattutto le tutele delle emissioni moleste, che vediamo le cause dei tribunali che sono popolate da questi problemi qua. Come anche, per fare un esempio di scuola, il distacco dell'impianto centralizzato, che a mio parere è contro ad ogni ragionevole obiettivo di contenimento del risparmio energetico e anche di lotta all'inquinamento, che naturalmente provocherà, essendo normatizzato, un notevole contenzioso, tanto per intenderci. Quindi, però, non è solo una mera trasposizione di orientamento della giurisprudenza consacrati. Il legislatore è intervenuto con la mano pesante anche in certe cose. Potete pensare solo a, finalmente è stato nucleato l'istituto del condominio, senza che il legislatore naturalmente ne abbia dato una definizione esaustiva, dato via mano libera al cambio di gestione d'uso delle parti comuni, pur con dei quorum elevati. È stato in qualche modo, ma la figura centrale della riforma è l'amministratore del condominio, che è stato eletto vero proprio principe della gestione, cioè una rivoluzione da un semplice munus a un rinvigorito onus di oneri. Questi saranno poi gli argomenti che verranno trattati, e sono argomenti molto interessanti, molto pesanti sulla responsabilità, perché si apre un fonte nuovo sulla responsabilità dell'amministratore, che non è più una responsabilità interna, ma, come dirà il professor Bregoli, coinvolge direttamente l'amministratore anche nei confronti dei terzi. Ultima battuta per rispondere alle domande che mi sollevano i colleghi sull'impugnativa di delibera, che è un tema processuale, però sappiamo tutti la rimodulazione del 1137, lasciamo stare il discorso dell'astenuto, che finalmente è stata superata la vecchia questione, l'astenuto si poteva impugnare o meno. Il problema, leggendo la riforma, ho detto hanno eliminato la parte e hanno messo adesso si può ricorrere all'autorità giudiziaria. La domanda che mi fanno tutti è: ma come si ricorre? Con l'atto di citazione o si ricorre con ricorso? Il vecchio problema che era stato superato nella sezione unita. E a tutt'oggi sembrerebbe che, essendo eliminato il termine ricorso, lo strumento ordinario sia quello dell'atto di citazione. Ora mi si chiede: ma se uno dopo il 18 giugno propone l'impugnativa con il ricorso, cosa succede? Ci sono già due tesi, già la dottrina si comincia a schierare. C'è una tesi rappresentata da Alberto Celeste, ad esempio, che nel suo bel trattato
parla di che comunque se depositato nei 30 giorni è valido. Altri, come l'amico Ettore Dito sul 24 ore, dice no, il ricorso inammissibile bisogna farlo assolutamente con l'atto di citazione. La mia personale opinione, mutuando una vecchia sentenza del 2004, estensore Malpiga della Cassazione con un commento favorevole di un notarista, è che secondo me è un ricorso depositato nei 30 giorni, però notificato nei 30 giorni, depositato e notificato nei 30 giorni, interrompi i termini di decadenza, è valido. Tenete presente che depositarlo, notificarlo, ricorrendo, avendone bisogno dell'attività di un terzo, cioè di un magistrato che fissa l'udienza di discussione, è un'impresa improba. Quindi quello che io consiglio è farlo con l'atto di citazione, quindi dal 18 giugno, per evitare, evitare pesanti eccezioni di decadenza, atto di citazione, così evitiamo di ingolfare i tribunali. Chiudo il mio intervento, vi auguro buon lavoro, passo la parola al Presidente Triola, che non ha bisogno di presentazioni, sapete, è stato l'estensore di quelle sezioni unite che hanno in qualche modo sconvolto le acque torbide del condominio, parlo di stimazione passiva, revisione di tabelle millesimali, ha scritto tantissimi libri sul condominio, sulla trascrizione, è un corsum honorum che è inutile starlo a dire, e sono onorato francamente di averlo qua a Modena con noi. Buon lavoro. Io nel ringraziare innanzitutto dell'invito dirò subito che ho un parere assolutamente, totalmente negativo di questa riforma. Innanzitutto si può dubitare che si possa parlare di riforma, perché una riforma presuppone una idea guida, delle idee chiare. Qui si è trattato semplicemente di una cattiva compilazione di mediocri proposte relative a singoli aspetti del condominio. Se proprio si volesse trovare un principio, qualche principio ispiratore, si potrebbe dire che si è dato un certo peso all'assemblearismo, nel senso che si è aumentata la possibilità di convocazioni di assemblee anche su iniziativa a distanza di uno solo dei condomini. Evidentemente si è ritenuto con un certo ottimismo che l'assemblea sia il luogo ideale o facile per la risoluzione dei problemi del condominio. Un altro aspetto di carattere generale che si può rilevare è quello che forse si è dato un maggior peso nella gestione del condominio all'aspetto patrimoniale rispetto al quello personale, perché in varie disposizioni ferma restando il valore dell'edificio si è passati dalla rilevanza non del numero dei partecipanti ma del numero degli intervenuti in assemblea, sono due cose diverse. Ma andando nel concreto, la prima stranezza di questa riforma è che uno dei rami del Parlamento, il Senato, ha approvato una riforma sulla quale non era d'accordo su questioni fondamentali. Il Senato si è espresso in senso favorevole al testo approvato, potremmo dire emendato dalla Camera rispetto a quello del Senato, in ragione della imminente conclusione della legislatura, che rendeva impossibile ottenere in tempi limitati una ulteriore lettura. Ecco, questo ha portato a una cosa significativa, all'astensione del relatore in sede di approvazione definitiva. Quindi implicitamente il Senato, qualcuno ha approvato, non ha approvato una riforma che comunque doveva andare comunque avanti. Il primo aspetto negativo di questa riforma è che purtroppo si è verificata l'ipotesi in cui il legislatore incide su un tessuto normativo senza conoscerlo. Farò tre esempi. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, fermo, mantenuto la possibilità per l'amministratore di chiedere il decreto esecutivo immediatamente o ingiuntivo immediatamente esecutivo, aggiungendo però senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea. Al Senato, in una delle relazioni, si è ritenuto opportuno non condizionare questa possibilità all'approvazione dell'Assemblea. Ci si è dimenticati che già dal combinato disposto dell'articolo 1130 e 1131 del Codice Civile questa autorizzazione non sarebbe stata comunque necessaria. L'articolo 117 ter stabilisce che in caso di attività che incidono negativamente in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore, possono chiedere la convocazione dell'assemblea, la quale delibera con una certa maggioranza, eccetera. Ora, a prescindere
dall'assoluta genericità delle attività che negativamente e in modo sostanziale incidono sulla destinazione delle cose comuni. Nessuno sa che cosa possa essere esattamente. Ma quello che è strano è che la diffida non aveva bisogno di essere espressamente prevista, quantomeno da parte dell'amministratore. La necessità di una eventuale delibera dell'Assemblea crea soltanto dei problemi, perché se l'Assemblea dovesse decidere di non procedere, potrebbe significare che la maggioranza sana ratifica attività le quali non si dovrebbero considerare lecito. Ma quello che è ancora più grave è che, in definitiva, questa possibilità di far cessare, agire giudiziariamente, era già data all'amministratore in base ai poteri che gli vengono riconosciuti. In tema di revoca dell'amministratore, in un caso specifico, quello in cui l'amministratore non istituisca il conto corrente condominiale, è prevista la possibilità che i condomini chiedano la sua revoca. In questa sola ipotesi è previsto che, nel caso in cui l'amministratore venga revocato, il condomino che ha ottenuto la revoca possa chiedere il rimborso delle spese al condominio, il quale a sua volta potrebbe rivalersi nei confronti dell'amministratore. Anche qui, a prescindere, sarebbe dubbio individuare il fondamento normativo di questa rivalsa o meno, ma si è ignorato il fatto che è un principio pacifico affermato anche dalla Cassazione in tema di revoca dell'amministratore, che si tratta sì di un procedimento che segue il rito non contenzioso, ma per quanto riguarda le spese ha natura contenziosa, per cui il condomino poteva già chiedere direttamente all'amministratore, in caso di vittoria, il rimborso delle spese. C'è poi da segnalare un uso atecnico di espressioni quantomeno di incerto significato. Vi sono, in varie disposizioni, si parla di destinazione d'uso, mutamento, incidenza sulla destinazione d'uso. Che cosa siano le destinazioni d'uso? Nessuno lo sa. Se andiamo a fare una ricerca, in particolare delle parti comuni, giurisprudenziale, troveremo che in una sola occasione la Cassazione ha parlato di destinazione d'uso e ne ha parlato però con riferimento alle unità immobiliari in proprietà esclusiva, per affermare che, anche se avevano dal punto di vista amministrativo una certa destinazione, ciò non toglie il fabbricato di cui fanno parte, potrebbe, è comunque un condominio. Nel caso di specie si riferiva a una pensione inserita in un più ampio edificio. Si parla di uso esclusivo, un'altra figura misteriosa. Cos'è l'uso esclusivo? Non è certamente un diritto reale tipico, perché i diritti reali tutti sappiamo che sono tipici. Si è ancora in questo caso ignorato che la questione era stata affrontata proprio recentemente dalla Cassazione, la quale aveva detto che quest'uso improprio, si pongono dei problemi interpretativi per arrivare a capire cosa si vuole dire quando si parla negli atti, specie negli atti notarili, di uso esclusivo di parti che sarebbero comuni. La riforma, invece di affrontare veri problemi, si è attardata a recepire orientamenti ormai pacifici nella giurisprudenza della Cassazione, come la affermazione della natura comune dei pilastri in cemento armato, l'equiparazione dell'ascensore ai fini della ripartizione delle spese, il divieto di vietare di tenere animali domestici nelle unità immobiliari in proprietà esclusiva. Però anche in questo sono stati capaci di non risolvere i problemi o di crearne altri. Sotto il primo profilo si può ricordare che l'articolo 1117 numero 2 Codice Civile ha espressamente incluso tra le parti comuni sottotetti destinati per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune, ma senza precisare quali sarebbero le caratteristiche strutturali e funzionali rilevanti e se ai fini della natura comune sia necessaria la compresenza delle caratteristiche strutturali e funzionali, ovvero sia sufficiente una sola delle due caratteristiche.
Sotto il secondo profilo, come già detto, l'articolo 117 numero 1 ha espressamente incluso tra le parti comuni, oltre i muri maestri, i pilastri e travi portanti, e il recepimento di un orientamento della Cassazione che risale agli anni 50, quando per la mutata tecnica costruttiva, costruzioni in cemento armato, non si poteva più parlare di muri maestri. La Cassazione aveva detto che i pilastri e le travi, ma anche le cosiddette tompagnature erano comuni, invece qui si sono scordati di inserire anche le tompagnature. Quindi in teoria si potrebbe dire che in corrispondenza dell'edificio, degli appartamenti di proprietà individuale, il proprietario può fare quello che vuole del muro che delimita verso l'esterno il fabbricato. Indubbiamente a livello interpretativo si correggerà questa lacuna dicendo che comunque questo muro, questa parete delimita verso l'esterno l'edificio, è un elemento che ne dà una certa struttura e quindi comune. Un altro recepimento di quello che era l'orientamento, quello che avrebbe dovuto essere l'orientamento della Cassazione, è quello relativo al distacco dall'impianto di riscaldamento. L'articolo 1118, ultimo comma, prevede che il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Si tratta tra l'altro di una disposizione la quale va in controtendenza rispetto a quelle che sono le direttive europee, in controtendenza rispetto alla normativa italiana e in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo la legislazione regionale non potrebbe incidere direttamente, ma a livello amministrativo alcune regioni, nel senso di spingere, rendere obbligatoria la cosiddetta contabilizzazione del calore. Ma a prescindere da questo, l'orientamento della Cassazione era nel senso che il distacco era consentito se non si causavano aggravi di spesa per gli altri condomini. Qui invece non si chiarisce se l'aggravio si riferisce solo al funzionamento, al notevole squilibrio, il notevole si riferisce soltanto allo squilibrio di funzionamento o anche all'aggravio di spesa. Se dovesse valere per tutte e due le ipotesi, questo significa, siccome da non aggravio a notevole c'è tutta una fascia che arriva fino al quasi notevole, i condomini dovrebbero sopportare, i condomini che rimangono, che non si distaccano, dovrebbero sopportare un fino al non notevole aggravio di spesa o squilibrio di funzionamento. L'avvocato Mondici prima ha parlato del problema dei cani, relativo all'ultimo, quello indirettamente affrontato dall'ultimo comma dell'articolo 1138. Anche qui, a prescindere dalla infelice formulazione, si parla di divieto, non possono prevedere il divieto di possedere o detenere cani. Cioè in teoria si è ipotizzata l'ipotesi che uno tenga un cane nel proprio appartamento per conto di un altro, cioè lo detenga e non lo possegga. La Cassazione aveva invece parlato, nelle due sentenze che si erano occupate della questione, di tenere i cani. Comunque questo, l'orientamento della Cassazione espresso in due sentenze, una nel 1993 mi sembra una più recente, era chiarissimo ed era espressione di un più generale orientamento della Cassazione, nel senso che i regolamenti, quelli previsti all'articolo 1138, non possono incidere non possono prevedere limitazioni al godimento delle parti in proprietà esclusiva. Durante le discussioni non si rileva, che sono svolte in sede di lavori preparatori, si rileva che i legislatori non avevano chiara l'idea della distinzione tra regolamento di condominio tipico, regolamento di condominio di origine contrattuale, che si chiama tra virgolette ma che non differisce, e di regolamento contrattuale vero e proprio, per cui è sorto questa disposizione, ha creato e creerà il problema del se in futuro un regolamento contrattuale vero e proprio potrà prevedere questo
questo divieto. Io non ho una idea precisa, anche perché probabilmente le cose possono essere viste dal punto di vista dell'animale e dal punto di vista del condomino. Cioè, in definitiva, un regolamento di questo tipo, secondo la validità di un regolamento, di una clausola contrattuale di questo tipo, probabilmente andrà valutata sulla base, se trattandosi di un clauso, un contratto atipico, sulla base dell'articolo 1322 del Codice Civile, cioè vedere se persegue interessi meritevoli di tutela. E allora si potrebbe dire, dal punto di vista del condomino, che l'animale da compagnia, un divieto di questo genere sarebbe illecito. Dal punto di vista di certi cani tenuti in certi grandi cani tenuti in piccoli appartamenti, forse non sarebbe tanto meritevole di tutela, ma è una questione la quale ritengo è assolutamente aperta. Tra le prime vittime della riforma devo segnalare la capacità di esprimersi in modo corretto in lingua italiana. Già l'articolo 1117 numero 1 del Codice Civile enumera le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quando invece sono necessarie all'esistenza stessa dell'edificio condominiale. Questo a prescindere dalla considerazione che mi sembra difficile configurare un uso comune e non piuttosto una utilità comune, per esempio per le fondazioni, i pilastri o le travi portanti. Immaginate l'uso che può fare il singolo condomino delle fondazioni. I portici, i cortili poi, ad esempio, non sono necessari all'uso comune, in quanto essi possono benissimo mancare, ed anzi di regola i portici mancano, quindi se esistono sono semplicemente oggetto di uso comune. Sempre l'articolo 1117 numero 1 considera espressamente come comune la facciata. In qualsiasi vocabolario della lingua italiana la facciata viene definita come la parte anteriore di un edificio, cioè come il muro perimetrale anteriore della cui natura condominiale nessuno avrebbe potuto dubitare. L'articolo 1120, primo comma, numero 3 del Codice Civile, prevede tra le innovazioni l'installazione di determinati impianti con esclusione di quelli che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'interpretazione letterale di questa disposizione dovrebbe portare a conclusioni esattamente contrarie di quelle che invece si volevano affermare. Evidentemente si voleva dire che è consentita l'installazione di determinati impianti a condizione che non comportino gli inconvenienti ipotizzati. Invece sembrerebbe che si possano fare solo innovazioni che creano inconvenienti. Ma non è questa l'unica disposizione di difficile interpretazione, per usare un eufemismo. L'articolo 1117 ter primo comma prevede che per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. Come già dicevo prima, che cosa sia la destinazione d'uso nessuno l'ha ancora chiarito. E quindi si pone il problema di come questa nuova disposizione incida sulla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha costantemente, ad esempio, affermato che la destinazione a parcheggio di un cortile o giardino condominiale non richiedere unanimità dei consensi, ha ritenuto che costituisca una innovazione lecita da deliberare con una maggioranza qualificata, ma meno elevata di quella prevista da questa disposizione. Per carità di patria, sorvolo sulla origine di questa disposizione, di come era nata, di come poi è stata trasformata. L'articolo 1120, secondo comma numero 2 del Codice Civile, prevede, tra le innovazioni consentite, gli interventi per la produzione di energia da parte del condominio o di terzi che conseguono a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune. Ora, a prescindere dal fatto che indirettamente si ipotizza in questo modo la possibilità di installare sul lastrico solare o nel cortile comune una pala eolica, non si può non rilevare l'imperfetta tecnica legislativa, in quanto, primo, si inserisce in un articolo destinato alle innovazioni da realizzare ad opera del condominio,
la disciplina di impianti che il condominio consente a terzi di realizzare su parti comuni. Si precisa che i diritti reali o personali di godimento devono essere acquistati da terzo a titolo oneroso, dimenticando come se il condominio potesse fare delle donazioni. Si fa riferimento ai diritti reali in genere, dimenticando che in considerazione della tipicità dei diritti reali è dubbio che esista un diritto reale di godimento il cui contenuto consente di realizzare questi impianti. La servitù è inidonea in quanto assorbirebbe l'intero godimento, l'intera utilità del bene, a prescindere che mancherebbe il rapporto con l'altro fondo. Il diritto d'uso ha un contenuto limitato ed è misurato alle necessità delle persone. Lo stesso vale per il diritto di abitazione. Si potrebbe ipotizzare che sia fatto riferimento al diritto di superficie, però il diritto di superficie viene considerato in genere come diritto di fare una costruzione intesa come edificio e quindi si può dubitare che gli impianti destinati a produrre energia possano essere qualificati come costruzioni. Cioè, ancora una volta, che cosa si è fatto? Noi diciamo un diritto reale, poi se la vedranno i giudici come va applicata questa norma. Infine, non viene specificata la sequenza temporale tra la delibera di autorizzazione e il conseguimento del diritto reale che richiede l'unanimità dei consensi. Non sempre per quanto riguarda questa tematica, non si può non rilevare il contrasto con l'articolo 1117 ter. La installazione degli impianti sulle parti comuni è infatti un mutamento sicuramente di destinazione d'uso più rilevante di quello preso in considerazione in via generale dal precedente articolo ter, 1117 ter, ma richiederebbe stranamente una maggioranza inferiore. L'articolo 1122 bis del Codice Civile, dopo aver previsto al secondo comma che è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune, sulle parti di proprietà esclusiva, precisa nella parte finale dell'ultimo comma che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Questo è doppiamente incomprensibile, in quanto tutti gli impianti in precedenza nominati sono proprio destinati alle singole unità immobiliari e non si vede in teoria come sarebbe necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea in relazione ad un'autorità la quale è espressamente consentita. Per quanto riguarda l'amministratore, l'articolo 1129, dodicesimo comma numero 4 del Codice Civile considera grave irregolarità che può portare alla revoca dell'amministratore la gestione dello stesso secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini. Vedremo cosa vuol dire questo. A prescindere ancora una volta dall'italiano, perché si ipotizza la possibilità della possibilità, è difficile comprendere se si tratta di altri condomini come l'amministratore possa gestire il patrimonio, il condominio, in modo che sia possibile la confusione con il patrimonio personale degli altri condomini, dal momento che non ne ha la gestione. E allora bisogna ipotizzare che quel condomini sia un refuso e valga per condomini, e allora la disposizione avrebbe un senso. L'amministratore non deve creare confusione tra i patrimoni dei condomini che amministra, però si tratterebbe dell'unica ipotesi in cui il condominio al plurale viene indicato con condomini e non con condominii. Sempre l'articolo 1129 in tema di revoca dell'amministratore definisce grave irregolarità che può portare alla revoca dell'amministratore il fatto che questi abbia consentito per un credito insoddisfatto alla cancellazione di formalità ipotecarie eseguite a favore del condominio. A prescindere dal fatto che prima della riforma trascrizioni, formalità ipotecarie a favore o contro il condominio non era possibile eseguirle, si tratta di una ipotesi che non si potrà mai verificare, per il semplice motivo che nessun conservatore dei registri immobiliari procederebbe alla cancellazione di una formalità a favore del condominio
col consenso dell'amministratore, richiedendosi il consenso dell'assemblea. Un'altra ipotesi strana, sempre sulla base, parliamo sempre della formulazione di questa riforma, è quella che prevede la revoca dell'amministratore nel caso in cui non comunichi al momento dell'assunzione dell'incarico determinati dati. Ora, se questa comunicazione è condizione perché si concluda il rapporto con il condominio, si riferirebbe la legge prevede la revoca nel caso in cui non comunichi, si verificherebbe la strana ipotesi in cui l'amministratore può essere revocato senza essere mai diventato amministratore. Un'altra perla è rappresentata dall'articolo 69, primo comma, delle disposizioni, che nel primo comma, dopo aver stabilito che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui l'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità, punto, prosegue, tali valori possono essere rettificati o modificati anche nell'interesse di un solo condomino con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del Codice Civile. Cioè si modificano all'unanimità o si modificano con la maggioranza. Per dare un senso a questa disposizione si può soltanto ritenere che nella prima parte si è inteso dire che i condomini all'unanimità possono modificare le tabelle millesimali, possono adottare tabelle millesimali difformi da quelle che avrebbero dovuto essere. Se è così, però, ancora una volta hanno dimostrato di non conoscere il codice, perché una simile possibilità era già prevista dall'articolo 1123, primo comma, ultima parte. Un'altra disposizione incomprensibile sotto vari profili è rappresentata dall'articolo 1129, nono comma, il quale stabilisce, salvo che sia stato espressamente dispensato all'Assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni dell'attuazione del presente codice. Ora, a prescindere dal riferimento anche ai sensi, come se la riscossione dei contributi di fronte alla possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'amministratore o l'avvocato preferisca di agire in via ordinaria con i tempi che tutti conosciamo. Ma quello che conta è che in questo modo l'amministratore potrebbe, nel caso di bilancio preventivo con ripartizione mensile delle spese, l'amministratore potrebbe aspettare ben 17 mesi prima di attivarsi per la riscossione dei contributi. È un suicidio amministrativo. Suicidio che è complicato da quell'altra disposizione, la quale dice che l'amministratore deve